In questa parte studieremo il corpo rigido, come si può muovere e quali sono le condizioni affinché stia in equilibrio. Innanzitutto, che cos'è un corpo rigido? È un corpo non deformabile ed è esteso nello spazio, quindi ha una dimensione, ha delle dimensioni e non può essere approssimato invece come un punto materiale dove tutta la massa si immaginava concentrata in un punto solo. Esempi di corpo rigido sono un'asta, oppure un disco, quindi una carrucola, oppure qualsiasi altro oggetto, anche di forma irregolare, purché sia esteso e non deformabile. A differenza di un punto materiale, che è appunto questa schematizzazione di considerare un oggetto come se fosse puntiforme, punto materiale che può solo traslare, oppure può muoversi lungo una traiettoria, per esempio parabolica, quando viene lanciato. Invece, un corpo rigido, oltre a traslare il suo baricentro, come si vede in questo disegno, oppure il suo baricentro può compiere la stessa traiettoria parabolica di un punto materiale, però il corpo rigido ha anche un tipo di movimento aggiuntivo, cioè tutto il corpo rigido, per esempio un'asta, può ruotare attorno al suo baricentro, come si vede in questi disegni. Quindi, riassumendo, il corpo rigido può compiere due movimenti, un movimento di traslazione del suo baricentro con aggiunto un movimento di rotazione dell'intero corpo rigido attorno al baricentro. In totale, quindi, questo movimento complesso si chiama rototraslazione. Qui abbiamo l'esempio di una chiave inglese, vediamo che il centro di massa, o baricentro, ci torneremo più tardi a spiegare bene che cos'è, il centro di massa di questa chiave inglese si muove lungo una retta, mentre il resto della chiave inglese ruota attorno a questo centro di massa. Vediamo anche qua. Qui è la stessa situazione con delle fotografie vere in successione, questi puntini sono appunto il centro di massa e questa appunto è la linea che descrive il centro di massa mentre la chiave inglese ruota attorno al centro di massa. Quindi questo è un modo di rototraslazione.